Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Aspettavo questo film praticamente da tutta la vita, da quando ho visto quella obbrobriosa apparizione del personaggio di Deadpool in Wolverine le origini e finalmente, cazzo, sì, è arrivato Deadpool al cinema. Sì, sì, sì. Questo è Deadpool, non mi stancherò mai di dirlo, lo scriverò su Facebook, su Twitter, lo scriverò sui muri, nelle stelle, insomma, dove volete. Questo è il nostro cazzo di Deadpool. Chiunque abbia mai letto anche una piccola storia di Deadpool avrà riconosciuto il personaggio in questo film. Io devo fare, prima di dire qualsiasi altra cosa, i miei complimenti a Miller e Ryan Reynolds perché hanno fatto un film perfetto dal punto di vista del personaggio. La trama del film, essendo un primo film, è come al solito parecchio scontata e banale, ma sinceramente me ne frego il cazzo, perché vedere Deadpool reso così divinamente sullo schermo mi ha fatto salire una fava enorme durante lo spettacolo al cinema. È sboccato, è volgare, è violento, splatteroso, cioè insomma come sarebbe dovuto essere Deadpool fin dalla sua prima apparizione. Personalmente ritengo che il non vietare il film ai minori in Italia sia stata un po' una stronzata, perché alcune battute sono esplicite e parecchio pesanti, ma parecchio, cioè io ovviamente non mi sono scandalizzato, però se per esempio ci andasse un dodicenne, mi hanno detto che in molti hanno trovato il padre con i figli piccoli al cinema a vedere Deadpool, che gli coprivano gli occhi o li mandavano via in certe scene o gli tappavano le orecchie, che mi sembra assolutamente un controsenso assurdo. È nato per essere vietato ai minori, vietiamo le minori ovunque, cioè non capisco perché la Fox non l'abbia vietato ai minori anche in Italia. Comunque, il film a me è piaciuto tantissimo, veramente tanto, non vedo l'ora di riandarlo a vedere al cinema. Ryan Reynolds ci sta assolutamente da Dio, lui stesso erano 10 anni, 11 anni che insisteva per fare questo film. Tra l'altro si è scoperto recentemente che il leaked footage, quello fatto al computer della scena di lui che si lanciava dal ponte, che era uscito un po' di tempo fa, che è stato la causa per scatenare i fan a chiedere alla Fox insistentemente di fare questo film, l'avano leakato lui e TJ Miller, due geni per me, insomma, hanno vinto tutto già solo di questo. Non dimentichiamoci inoltre che Ryan Reynolds si è bellamente rubato il costume di Deadpool alla fine film e se l'è portato a casa senza troppi problemi. Niente, cos'altro dire? C'è una Morena Baccarin che... Cioè, non gli si può dire niente alla Baccarin, quello che ha fatto andava bene così, perfetta così. Se ci devo fare delle piccole critiche, forse non mi ha esaltato tantissimo il doppiaggio italiano di Colosso, che boh, non so se era tanto estremizzato e parodizzato così anche in lingua originale, ma forse qui l'ho trovato fin troppo strano. Cioè, diciamo che più che la voce del russo mi sembrava la voce di un russo mezzo deficiente. Che oddio, il personaggio proprio, almeno da come si comporta, non è che sia uscito come il massimo dell'intelligenza. Però non mi ha fatto esaltare. Invece il doppiaggio di Ryan Reynolds devo ammettere che mi è piaciuto tantissimo. Il cattivo è un cattivo un pochino strano, però è un cattivo che ci sta. Ovviamente non reggerà mai il confronto di alcuni cattivi di altri film, però l'ho trovato decisamente più carismatico, per esempio del cattivo di Ant-Man, che non mi aveva fatto impazzire più di tanto, insomma. Che altro dire? Il costume è reso da Dio, il film è pienissimo di citazioni, di riferimenti alla vita di Ryan Reynolds, al fatto che ha fatto Lanterna Verde, al Deadpool vecchio, quello che appariva in Wolverine le origini. Ci sono citazioni ovunque. La scena dopo i titoli di coda è assolutamente geniale, anche se sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Cos'altro aggiungere ancora? Niente ragazzi, andate assolutamente a vedere questo film, non ve ne pentirete. Anche chi non conosce il personaggio di Deadpool, andate a vederlo perché vi ammazzerete dalle risate dall'inizio del film fino alla fine. Io qua non so se si vede, ma qua sotto, dove lì c'è il mio Deadpool Marvel Legend, qua da praticamente qui fino a qua giù sono tutti fumetti su Deadpool. Ho fatto una lista anche sul sito che linkerò qui sotto, dei fumetti che vi consiglio di leggere, che sono diciamo i miei preferiti tra quelli che ho comprato, che ho praticamente cercato di comprare quasi tutto su Deadpool. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate assolutamente voi con un commentino qui sotto, perché non vedo l'ora di sapere i vostri pareri. Lasciate un mi piace al video, condividetelo come al solito su Facebook, su Twitter e su YouPorn, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!